Mi trovo in compagnia di un illustre personaggio, l'attrice Tiziana Schiavarelli, che ci parlerà di Bar Qui Si Gode. Buongiorno Tiziana. Buongiorno cara. Allora, Tiziana, cosa accade in questo bar? Ah, proprio a bruciapelo. Buongiorno anche a lei. Allora, praticamente in questo bar accade che di tutto, perché il bar comunque è un crocevia di incontri tra varia gente, tanti personaggi, tante personalità, ovviamente. Non personalità nel senso alte personalità, personalità proprie, no? Sì, e quindi ognuno racconta la sua storia. E il bar è uno spunto favoloso per poter fare una serie di quadri teatrali, perché questo spettacolo, a differenza dei nostri ultimi spettacoli, ha un taglio un po' più cabarettistico, e quindi il cabaret vuole, non è proprio cabaret, stiamo parlando comunque di teatro, però il taglio, ecco, cabarettistico, e il cabaret vuole che ci siano tante cose diverse, tanti sketch diversi, tanti personaggi, e noi ci avvicendiamo. Ci sediamo? Che dici? Scusa Massimo. E noi praticamente... Ah, che bello. Per sentire te che dicevi, ah che bello, non si è sentito il mio discorso così. Perdonami, sono stata veramente scortese. Ecco, va bene. Allora, praticamente noi ci cambiamo di costume, di personaggio ogni 2-3 minuti, insomma. C'è un baradan dietro che sarebbe carino per voi venirlo a riprenderlo. Se volete riprenderlo è bene, se no non ce ne frega assolutamente niente. Hai citato qualcuno. Per cui, ecco sì, quindi abbiamo tantissimi personaggi, dal tifoso delle varie partite che va al bar, perché al bar solitamente si mette la TV accesa, eccetera, per vedersi la partita, e invece si imbatte in una rubrica religiosa con un prete, eccetera, perché la partita, insomma, per problemi tecnici non viene trasmessa. C'è la nonnina famosa, fatta interpretata da Dante Marmone, che è un classico ormai da tanti anni, che racconta una storia sulle sciagure di quel locale dove è stato aperto il bar. Porta male questo bar? Diciamo porta male al gestore del bar, agli altri no, insomma. Comunque a noi per fortuna no, perché abbiamo debuttato ed è andata benissimo, quindi non ci sta portando bene questo spettacolo. C'è un personaggio che addirittura si crede Dio. Più che si crede, diciamo che arriva a Dio, arriva proprio Dio al bar, e che ha un incontro sia con il barista, che comunque ha un incontro con degli esseri viventi che non sono esseri umani, che chiedono i loro diritti perché si sentono bistrattati, in quanto si ritiene che soltanto l'uomo abbia un'anima, e quindi i vermi, le cicorie, i vegetali, eccetera, vengono a ribellarsi da Dio perché non hanno un'anima. Diciamo che è anche abbastanza astratto come spettacolo. Surreale, no? Surreale, vediamo di tutto proprio. Senti, e tu che ruolo ricopri? Anzi, quali ruoli? Appunto, perché sono tanti. Mentre il gestore del bar è un solo attore, noi altri giamenam a fa di tutto praticamente, e ci divertiamo, vabbè, ripeto, a parte il casino che succede dietro le quinte con i costumi, però comunque ci divertiamo molto a fare tanti personaggi. E beh, io sono una signora, una moglie che arriva al bar e che ha urgenza di portare il marito, che invece è un allampanato, di portarlo a casa per andare a consumare un rapporto sessuale che non hanno mai avuto in 25 anni di matrimonio, quindi l'ha imbottito sano sano di Viagra e se lo porta a casa, ma è proprio imbottito veramente. E sono un angelo che appartiene al gruppo di Dio, sono anche questa cicoria, come ti ho detto prima, che va a ribellarsi perché vuole un'anima. Non ti ci vedo in veste di cicoria. Che bel costume, no? Il costume è davvero carino. Che altro? Faccio un casino di cose. Ah, vabbè, l'annunciatrice televisiva, sono vari personaggi di questa trasmissione religiosa. L'annunciatrice in stile Rai? In stile Rai, perfettissima, non mi vedere così perché invece sono proprio classica. E poi vabbè, c'è Dante anche lui, che copre un sacco di personaggi, ti dicevo prima la nonna, il prete appunto di questa trasmissione, uno degli angeli, il verme che per me è la morte. Io quando lo vidi la prima volta, ovviamente adesso non rido più, però quando mi apparve la prima volta in questo
questa specie di tutina che si era fatto fare, che non è una tutina, non c'è i pantaloni, è tutt'uno. Proprio da verme, no? Di quelli. Queste mani che escono da due buchi, la testa, la faccia che esce da un buco e il pisello che si vede evidentemente perché è molto aderente questa tutina. Quindi praticamente vi cambiate con la stessa rapidità di Arturo Brachetti. Insomma, ci diamo qualche secondo in più. Lui c'ha una tecnica e dei marchingegni particolari, noi andiamo sul rude. Senti, ma cosa ci dobbiamo aspettare in questa nuova stagione? Da voi. Oltre a questo spettacolo, vabbè, intanto aspettiamoci questo spettacolo perché abbiamo appena debuttato e vogliamo rappresentarlo. Che sarà di scena fino a? Sarà di scena ogni sabato e domenica al Teatro dell'Anonima a Bari, ogni sabato e domenica, so detto già, e fino, penso e spero, alle feste di Natale, se non ci azzoppiamo prima. Durante questi cambi dici tu no, per piacere, no. Dai. Comunque, so che avete poi un cartellone molto ricco e vario, ci vuoi accennare qualcosina? Sì, avremo un'ospitalità, avremo uno spettacolo di Renzo De Andri e poi ritorneremo noi con L'Avaro, che è uno spettacolo che abbiamo dato diversi anni fa, con grande successo e con grande amore da parte mia, perché lo amo profondamente, molto molto bello. Anche questo ovviamente è bello, è nuovo, è fresco, è divertente. Diciamo che la programmazione è abbastanza lunga, ma andiamo a finire poi anche verso l'estate, perché per l'estate abbiamo altri progetti, ma spero di rincontrarvi prima per potervene parlare poi quando saremo sotto sotto. È un progetto abbastanza corposo, ma... Giusto c'è tempo, ci sono tante puntate. Per approfittare di un altro appuntamento con voi, no? Certo, per il piacere di stare insieme. Quindi il Tiziana vi aspetta al Teatro dell'Anonima tutti i weekend. Va bene? Ok, grazie Tiziana. Lo vado col fazzoletto bianco ad attirare la gente. Quindi la riconoscete? Lei sì, sono vi io. Grazie Tiziana. Aspetta, vuoi essere detti i nomi degli attori, ma che cafone. Ma no, è vero, ci siamo proprio dimenticati. Anche. È vero, regia e attori, dai, il cast. Regia attore, allora, regia Dante Marmone, il cast, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Mimmo Pesole, Gianni Vezzoso, penso che possa bastare, poi ci sono tanti. Non si offende nessuno, te li sei ricordati tutti? Sante Dorazio è il nostro tecnico audio e video, vabbè, i costumi di Francesca Mesto, vabbè, però insomma non voglio non nominare nessun altro. Un ringraziamento a tutti, insomma, quelli del cast, sì, basta.